ritorniamo in Elden Ring. Allora, quindi seguiamo i punti 1, 2, 3, 4. C'è un po' di nemici, ammazziamoli, ma così facciamo un po' di expank. E via 3. Vediamo qua se abbiamo qualcosa. Dopo ci siamo saliti? Una grotta, attenzione. Caverna di guardia sepolcro. Teniamo la torcia in mano e un pugnale solo. Aia, roba velenosa. Abbiamo della roba velenosa qui, signori. Riduce il combo di veleno, quindi... Però forse ne abbiamo qualcosa. Aspetta un attimo. E inventario. Ne abbiamo 4, ok, per ora restiamo così. Mi hanno visto. Mi hanno visto. Usa questo. E via. Seguiamo per di qua. E abbiamo già il boss. Ma secondo me cosa abbiamo. Non è questo il boss, dai. Può essere questo il boss, via. Ma veramente? Oh. Ok. Però
Voglio continuare a esplorare la grotta, perché secondo me non l'abbiamo visitata tutta quanta. Infatti, dobbiamo andare sopra. Ma non si va. Allora, noi arriviamo da là. Potenzialmente qui c'è qualcosa? No. Quindi là bisogna andare. Uno, due, via! Corri, 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 corri. Vai, salta! Piccolo topo. Proprio piccino piccino. Qui. Ok, questo è il loot che si vedeva da sopra. Uccidiamo i fiori. Mi avete stancato voi e il veleno. Questo. Ok, quindi da qua l'abbiamo visitato. Qui non c'è nulla. Lì abbiamo il topo. Andiamo da lontano, così evitiamo anche veleno. Però avviciniamoci per prendere le rewards. Andiamo per di qua. Porca miseria. Aia. Ah, morto. Ok. Ricettario numero 8. Aspettiamo che il veleno scenda a zero e usciamo da questa grotta. Vabbè, dai, andiamo adesso. C'è nulla. Là ci siamo stati. Ah, da qua non si esce. E da dove esco? Ah, mi devo buttare da qua, mi sa. Ok. Stati. Da qua l'ingresso? Sì. Oh, sono un attimino perso. A me l'ingresso è da là. Sì. Alta. Perfetto. Ci siamo. Zoomiamo. Noi stavamo andando sopra. Però non devo andare sopra io. Io devo andare dall'altra parte. Ma perché mi prefisso degli obiettivi e poi vado sempre da tutt'altra parte? Vado. Proseguiamo. A te. Non ti voglio nemmeno toccare per ora. Ok.
E qui è da dove siamo partiti. Pare di vedere robe interessanti in questa zona. Ah, lì c'è una chiesa. Questa qui potrebbe essere, perché quelle sono le rovine. Però attualmente non è di nostro. Il nostro obiettivo non è quello. Qua sopra ci dovrebbe essere qualcuno. Proseguiamo. Facciamo questo. C'è un mago, c'è. Ah no. C'è qualcuno. Lì c'è gente, cavalieri. Va bene. Finalmente abbiamo un po' di compagnia. Perfetto. Eliminiamo il punto 2. Teoricamente sopra ci sono stato perché c'era l'albero madre, ok. Qui. Scendi? Ah, bel lutto. Molto molto bello, devo essere sincero. Risali sopra. Allora, elimina questo ed elimina anche il punto 4. Sopra abbiamo detto che non ci dobbiamo andare perché ci siamo già stati, perché fa parte sempre della zona dell'albero madre minore. Là c'è sto coso, to. Vai. Lungo, interessante. Lato non c'è nulla. Scendere non devo scendere, credo.
perché scendere da qua vuol dire morte. E riniziare da chissà dove, non ne ho voglia. Via. C'è niente qui. Là ci siamo stati. Lì ci sono. Ci sono in 2, 2, 4, 3, 7 e il cavaliere 8. Non vedo altri nemici visibili. Inventario. Cioè, abbiamo il cannocchiale. L'avevo comprato, sì. Usa. Aggiornamento. Cannocchiale. Ok. Guarda. Vieni, vieni. Crepa. Malamente. Belli voi due, che fate? Ballate? Perfetto. Torre di guardia liberata. Anzi, torre del ritorno. Aia. E qui non c'è nulla. Continuiamo a salire. Ancora niente. Torno. Easy. Per cui possiamo eliminare quest'altro punto. Tutta questa zona l'abbiamo vista. Dobbiamo adesso vedere queste che sembrerebbero essere delle bari. Per andare qui e dirigersi verso qui. Qui e infine la spiaggia. Ecco le bar. Ora, due sono le cose: trappola o oggetto. Trappola. Ah. Dove ci porta? Ah, nella capitale. Vabbè, siamo vicini. La capitale. E abbiamo una grazia, almeno questo. Ah, grazia con gigante anche.
Sposiamoci un attimo. Nuovo livello. Possiamo fare il livello. Io farei. Allora, facciamo così. Facciamo arcano sul 40, portiamo. Una volta fatto arcano 40, ci spostiamo su forza e vita. Beh, questo mi sciotta. Aia. Curati un attimo. Via. Schifato. Niente, avvicinatevi. Non mi sto piacendo. Aia. Lo uso anche questo, uso. Mi faccio due risalti e ti butti. Muori. Yes. Alabarda del golem. Cassa. Alta trappola. Talismano della rugiada benedetta. E cosa fa questo talismano della rugiada benedetta? Questo qui. Ripristina lentamente i punti vita. Carino. Qua invece cosa abbiamo? Un portale. Impossibile da usare in questo momento. Ok. Posso segnare il portale in qualche modo? Portale lo possiamo segnare. In nessun modo. Ok. Torniamo alla grazia. C'è niente da fare qui, per cui torniamoci nella zona sud e ci dirigiamo, partiamo da questa grazia, partiamo. A questo punto la batterei la tizia qua.
Spostiamoci da qua dentro. Ok. Via, via. Ok. Ecco l'ingresso. Esamina i resti. Menu duplicazione e rimembranze. Il menu duplicazione e rimembranze consente di duplicare le rimembranze ottenute. Questo vale anche per le rimembranze da cui avevi già ricevuto i poteri. La duplicazione può essere eseguita una sola volta per mausoleo. Ok, però io di questi oggetti attualmente non ne ho, per cui questa qui mi resta qua. Duplicazione di oggetti, facciamo questo qua. Facciamo che la cassa sono questi mausolei, come li chiama lui il gioco. Vai. Niente. Perfetto. Direzione punto 2. Non l'abbiamo visitata. Finito. E tu, Lupo, dove sei uscito? Ok. Il lupo è uscito per da qua, è uscito. Ah, fammi salire. Venite, venite, lupo c'è. Da questo lato non c'è nulla. Andiamo dall'altra parte. Andiamo su queste rocce un attimo. Per avere una visuale migliore. Non c'è nulla. Ok, andiamo. Una grazia.
mercante. Niente, posso aiutarti qui ai confini del creato? Acquista. Ok. Bella. La lanterna. Ci aggancia la cintura per illuminare le aree circostanti. Ah, bellezza. Usala. Compra tutte e tre. Compra anche questo. Non mi serve, non mi serve, non mi serve. Questo. Per duplicare le ceneri di guerra. Questo poteva tornare utile. Però non ce la facciamo attualmente. Vendiamo. Vendiamo questo. Questo. Cappuccio da paggio. Quindi pure questo. La palestra. Quante spade. Ok, questo rimane. Due di questi se ne vanno. La spada quella del bandito rimane. Ok, acquista le ceneri di guerra da duplicare. Non lo so, no, però non la voglio. Per ora non la voglio. Equipaggiamento. Equipaggia questa e rimuovo questa. Peso a carico medio. Elimina un po' di queste frecce. Teniamo solo questo. Uno e due teniamo. Perfetto. Quindi adesso faccio così. Ah, perenne. Perfetto. Così non esco pazzo quando entro nelle grotte. E la spiaggia la visitiamo dopo, come ultima cosa. Elimina qua, tanto qui ci devo andare, non è che dici tu, abbiamo un'altra possibilità. C'è del veleno, che pizza. C'è il cavallo. C'è torrente qua e ci dà una mano. Aspetta che qua c'è una zona sicura. Cogli e via. Andiamo a girare la zona. Mi pare che non c'è nient'altro da uccidere o ispezionare.
Entriamo dentro. Peggia da imboscata. Il nome è tutto un programma. Tu chi sei? Non porterà nulla di buono, parola mia. Ma voi perseverate, folli degenerati. Non dice nulla. Allora, assomiglia un po' alla mia maestra di arti magiche. Vediamo un po'. Tregasel. Scusami. E anche lei, quella si chiamava Tregasel. No. C'è qualcosa che non mi torna, scusami, amica mia. There you are. Shall we commence the lesson? Però non dice nulla, non dice. Addio. Io qui metterei. Che icona possiamo mettere in questa zona per indicare che c'è sta tizia? Mettiamo lei, mettiamo. Questo di nuovo. Allora, saliamo adesso. La zona l'abbiamo pulita prima. Giù ci andiamo in spiaggia dopo. Chiesa, un'altra grazia, perfetto. Lacrima sacra. Vediamo se possiamo aumentare le ampolle. Sì che possiamo. Aumentarne il ripristino. Quindi adesso le abbiamo fatte più 4. Ok. Vediamo questo che dice. Ah, ecco la torre. Posso tornare finalmente a casa nostra tra i raggi dorati. Come dici tu? Quindi questo.
Ah, lì c'è la galera. Ok. Allora, andiamo prima in spiaggia e poi facciamo la galera. Aia. Stancato. Ci voleva una bella arma ad aria per uccidere tutti quanti in un colpo solo. Prendi questo. Quindi. Dovrebbe essere da queste parti, perché l'ho segnato qui. Sì. Ok, c'è qualcosa là sopra. E non so se l'ho uccisa già o meno. Allora, vediamo un po' questo grandissimo lupo che cos'era. Una runa aurea, va bene. Non era nulla di buono. Allora, eliminiamo questo icona qui, eliminiamo anche questa e andiamo dall'altra parte della spiaggia. Ah, peccato, ho lisciato l'ultimo. Qui c'è qualcosa? No.
Allora, non possiamo fare la mappa. Andiamo. E dai, attiva di mappa. Vabbè. Ok, ci siamo. Allora, qua c'è la strega Selen, questo è il mercante. Qua la cosa per duplicare le rimembranze, mi pare si chiamino. Allora, da questo lato, via, dritto per dritto e poi svoltiamo a sinistra. Eccoci qua. Con chiave. Speriamo bene. Sì, antico eroe di Zamor. Ah, sono uscito? Senza troppo? Ho distratto un attimo, non so se mi ha droppato qualcosa. Vabbè, poi mi riguardo il video. Per cui allora eliminiamo qui questa icona e abbiamo finito di esplorare tutta quanta Serpolpida. Sì. Allora facciamo così, chiudo qua il video. Mi faccio un giro di tutti gli NPC, vediamo se c'è qualche linea di dialogo nuova e ci vediamo nel prossimo video.